Mentre proseguono i lavori del G7 a Pescara, nelle zone rosse a massima restrizione, residenti, commercianti e piccoli esercenti tentano di adattarsi ai provvedimenti di chiusura totale al traffico imposti per l'evento. Da una parte, alcuni commercianti, pur di non sottostare ai disagi e alle lamentele della propria clientela, hanno deciso di chiudere direttamente l'attività fino al termine dell'evento, mentre numerosi cittadini esprimono soddisfazione per un evento che ha riportato ordine e pulizia nel centro della città. Qualche disagio, hanno sottolineato, si può sopportare se in cambio si può vivere in una città tornata finalmente decorosa. G7 a Pescara, più opportunità o disagi? Allora, opportunità e disagi. Qualche opportunità è bella perché Pescara è stata al centro di questi 3 giorni in campo nazionale perché abbiamo i potenti della terra. Qualche disagio c'è perché le attività commerciali, quindi la gente è venuta un po' di meno perché non può parcheggiare e quindi, però va bene così. Beh, io credo che questa grande iniziativa sia un'ottima vetrina per la città. Mi auguro che i temi importantissimi che il G7 sta discutendo, tipo la guerra tra Israele e Palestina, i paesi poveri, la cooperazione internazionale, diano dei risultati, perché voglio dire, il costo di questa iniziativa è elevatissimo, sono soldi pubblici. Io mi auguro che questi soldi pubblici vengano ben spesi e che ci siano veramente dei risultati positivi. Per quanto riguarda invece la viabilità, sono sacrifici e limitazioni, soprattutto nel rione Pineta, che i cittadini hanno sentito molto e hanno dovuto portare le macchine, diciamo, lontane. Chi non ha un posto macchina, un garage, si è sentito fortemente penalizzato. Però ripeto, spero che il gioco valga la cantela. Disagi, tanti, opportunità. Speriamo, contesto questo spiegamento di forze esagerate, perché tra l'altro limitano anche la libertà del cittadino. Io abito qui, non posso andare in farmacia, non posso andare alla mia farmacia di fiducia, non posso andare al mio negozio di fiducia, non capisco perché. Vado a piedi, a cosa faccio, a chi faccio del male? C'è un'esagerazione, questa non va bene. Tanti soldi che vengono spesi sicuramente vanno protetti, vanno tutto quello che vuole, ma l'esagerazione veramente non l'accetto. Disagi sì, perché purtroppo non possiamo dire il contrario, però io adesso sto venendo a piedi dalla Pineta fino qui a Corso Umberto. È una cosa bellissima vedere questa città pulita, veramente molto molto bella. Spero che noi cittadini, che purtroppo spesso siamo sciagurati, lasci passare il termine, sporchi, riusciamo a tenerla così per parecchio tempo. Per quanto riguarda l'evento G7 in sé per sé, comunque sembra una bella manifestazione che farà parlare della nostra stupenda città, merito ai nostri politici, i risultati poi li vedremo nel futuro.